Io facevo una passeggiata qui in riva al lago quando vedo una coppia che col piede sposta un corpo. Io allora l'immagine che ho è che vedo un costumino rosso a galla, quindi quando lo vedo subito mi tuffo, la metto in braccio e la porto in riva e comincio a rianimare in continuazione. Siamo stati un quarto d'ora, non so quanto, a rianimarla. Ragazzi, con tutte le nostre forze, anche l'infermiera è venuta, mi ha dato una grande mano, anche il proprietario del bar, poi sono arrivato l'elisoccorso, il 118, abbiamo lasciato in mano ai soccorsi, ma Si mi sa più o spiace meno la ammalare. Sì. generalità di questa bambina, sai Allora, qualcosa? io so che è una bambina ucraina, non so il nome, ucraina, che non so, era in gita con un gruppo di amici, una scuola, no, Non sai l'età? sì, 9 anni, 9 nove anni. anni, era una bambina molto esile, biondina, occhi azzurri, una bella bambina, un peccato, peccato, peccato. Ma si poteva recuperare, secondo te? Allora, quanto stabiliscono, la bambina era scomparsa da circa 40 minuti. Ora, parlando con la coppia che l'ha trovata, perché quando l'ho tirata fuori mi diceva che già era nel fondo parecchio e che si spostava, però non riuscivano a capire dove era perché la toccavano con i piedi, ma non riuscivano a trovarla. Dopodiché il signore, mi sembra che sia un francese, l'ha sollevata con un piede e lì sono intervenuto io perché purtroppo non perché sono un vigile del fuoco, l'avrei fatto anche per spirito. Mi sono tuffato, l'ho presa, l'ho portata in riva e ho incominciato immediatamente a fare. Guarda, una cosa triste perché, a parte che sia una bambina, però non poterla aiutare, salvarla, mi dispiace, sono molto scosso pure, però Però tu devo sei un andare vigile del così. fuoco, per cui. Sì. Però ti assicuro che quando fai questi interventi, soprattutto i bambini ti rimangono dentro. E non li dimentichi facilmente.